Nell'episodio precedente, medaglia guanto, medaglia pugno, medaglia pugno. Arriviamo a 7 Pokéball e basta. Perché non ne posso più con questi leggendari. No! 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 Lo uso un'altra volta. Ok, sì, oh, ha un PS, ragazzi. L'ho catturato. In questo episodio. Stanno facendo questi? Osservano tutti e tre gli stessi tre blocchi di ferro. Mia. Oh no, è finita. Secondo voi, se adesso faccio ira di drago, lui muore? Secondo me sì, e lo faccio. Come ha fatto? Stavo guardando dall'altra parte, raga. Questa è una Pokémon Nuzlocke, dove tutti i Pokémon sono randomizzati e anche le loro abilità. Le regole più importanti di questa challenge saranno: la prima è che si deve catturare solo il primo Pokémon che si incontra per ogni zona. Se un Pokémon perde tutti i PS, non può essere più utilizzato. E questa è la seconda regola. La terza è che non si possono usare pozioni o altri oggetti durante la lotta. La quarta è che si deve limitare il livello dei Pokémon in base a ogni capopalestra. Per il primo capopalestra il limite, per esempio, è 14, perché il livello del Pokémon più forte è di questo capopalestra. Ok ragazzi, eccoci qua tornati. Facciamo un breve riepilogo del team che abbiamo. Allora dunque, lo scorso episodio è stato abbastanza fortunato perché abbiamo catturato sia questo qua, che ci è capitato due volte, l'abbiamo capitato alla seconda opportunità, e sia Mega Mewtwo. E questo no, l'abbiamo catturato subito, praticamente con una Pokéball. In ogni caso, facciamo un breve riepilogo dunque. Kyurem a piedi svelti, Snorlax a Velencuro, c'è Clovizer che ha Piovischio, benissimo, c'è Electabuzz che ha Ipertaglio, c'è Mewtwo che ha Viscosità e c'è Sylveon con Acceleratore. Comunque, per essere una sfida difficile, a noi sta capitando veramente una fortuna pazzesca, anche perché abbiamo catturato due leggendari fortissimi, due dei più forti che esistono. E ma anche il resto del team non è niente male, infatti abbiamo Antonino e Michela fortissima con Piovischio. Questo sarà uno dei Pokémon che più utilizzerò perché mi piace tanto la combo Piovischio e tipo acqua, insomma. Sapevo che il livello massimo a cui possiamo arrivare adesso, prima della terza palestra, è 21. Quindi io adesso direi di allenare al volo Kyurem e portarlo, insomma, come gli altri, allo stesso livello degli altri. E ve lo skippo un secondo, vado subito ad allenarlo e ci vediamo fra pochissimo. Allora ragazzi, dunque, l'ho allenato fino al livello 16 e penso che sia sufficiente, anche perché adesso comunque avremo tanti allenatori da sconfiggere e mi sento sicuro così, insomma. Tra l'altro ha imparato anche Forza Antica, quindi abbiamo una coverage pazzesca per tutti i tipi praticamente. Abbiamo un team veramente completo. E se vedete che la grafica è migliore rispetto agli altri video, è perché finalmente ho capito che andava messa una opzione che rendeva HD il tutto. E scusate se prima non era una buona definizione, mi dispiace, ma d'ora in poi sarà buona. Ah, non possiamo andare avanti, giusto, bisogna ritornare indietro e andare al porto, mi pare. E qua come funziona? Che devo fare qua? Ah, il capitano. Vado dal capitano. In effetti la grafica così è molto meglio. Mi dispiace ragazzi, sono un principiante, perdonatemi. Ma scusami, ma dov'è Remo? Allora, scusate ragazzi, ma questo gioco l'ho giocato una volta sola e non so quanti anni fa. Come si continua il gioco, ragazzi? Non ho la minima idea. Ah, mi sa che non era difficile perché ho trovato questo porto. Ecco, infatti, il cantiere. Ok, vado a consegnargli la merce subito. Che stanno facendo questi? Osservano tutti e tre gli stessi tre blocchi di ferro. Ok, è qui che bisogna andare. Perfetto, perfetto, perfetto. E dunque, qua la tassa costa? Costa 50. Ah, io ho 60. Che fortuna.
Bene, grazie, grazie. Che è questo magari? Ah no, sì. Devono essere i pezzi coordinati. Ok, perfetto, l'abbiamo trovato. Oh no. Mi spiace ragazzi, ma ho bisogno di distruggervi adesso. Ah, si vede molto meglio ragazzi. Scusate per gli altri video, veramente non mi posso scusare abbastanza. Guardate quanto è più bello adesso. Oh. Così, perfetto. E niente, io qua direi un'ira di drago. Lui non credo che abbia 40 PS. E se ce l'ha, ce l'ha 41. Infatti. Ok, mi farà abbastanza male. Oppure no. Mi scordo che comunque questo Pokémon ha una forza assurda. Non so se la somma delle sue statistiche sia 700. Ma comunque si avvicina a 700. Ed è veramente alto. Ai livelli di Arceus comunque. Invece Mega Mewtwo è ancora più forte, mi sembra. Quindi abbiamo praticamente due divinità al posto di due Pokémon. È orrendo distruggere questi piccoli. Oh no. Come non detto. E questo è più grave. Ma non ci fa molta paura perché abbiamo Winx. Senza un tipo folletto io penso che sarebbe stato ancora più difficile il tutto, Al 18, attenzione, 21 il massimo, Spero di non dover utilizzare ancora Winx perché altrimenti non la possiamo portare alla palestra. Ok, c'è il bruttone. Come si chiama? Archie? In inglese Archie, mi sembra. È Max. Beh, più bello Archie, sinceramente. Forse lo scontro fa Team Magma e Team Acqua è lo scontro più stupido che c'è fra tutte le edizioni Pokémon. Anche perché il Team Magma mi sembra che voglia un mondo fatto di sola terra, il Team Acqua sola acqua. Ditemi voi se ha senso una cosa del genere. Andiamo a curare i Pokémon al volo e poi andiamo su. Oddio, no, ancora questi, non si dovrebbero levare. Ciclamipoli, andiamo lì. Dobbiamo andare lì noi. Che c'è la palestra che normalmente sarebbe tipo elettro, ma ovviamente i Pokémon sono tutti casuali e quindi non sappiamo. Infernape, ok. Ragazzi, io vi skippo queste lotte che saranno, penso, noiose. Se accade qualcosa, ve lo faccio vedere, insomma. Ok, ho battuto tutti, adesso dovremo sconfiggere lei. Ok, sì, mi ricordo di questa sfida. Mi sono preparato, ho messo come prima Michela, cioè Clowitzer con Piovischio. E dovremmo riuscire a battere. Non so il livello di Esteban quale sia adesso, ma vediamo un attimo. Skantank non dovrebbe farci troppa paura in teoria. Ah, 18. Allora un po' paura ci fa. Un po' paura ci fa. Potremmo perdere qualcuno, 18 non mi piace. Lui è buio veleno, quindi forse quello che gli fa più male adesso con la pioggia è bolla. Quindi gli farei bolla. Sfuriate, benissimo, evita l'attacco, benissimo. Questa immagino sia una sfida difficile, Ecco, infatti ho fatto pochissimo. Ma rifai bolla. Evita l'attacco, finché è così va benissimo. Mi sono scordato di dare anche le bacche. Questa è una cosa veramente sfortunata da parte mia. Vediamo. Ecco, infatti, cominciamo anche a fallire gli attacchi. Finto attacco non credo che. Brutto colpo? No. Pozione? No, stridio, bene. Tanto ora cambieremo Pokémon, immagino. Ok, bolla, finisce il lavoro. Registeel. Ah, ora si fa più difficile la cosa. Registeel come lo trattiamo? Registeel come lo trattiamo? Onestamente ci abbiamo una certa debolezza contro acciaio, Lui però ce l'ha una tipo lotta, giusto? Sì. Metto Jamie Foxx. Spero non abbia esplosione. Potrebbe avere esplosione. Raggio scossa, va benissimo. Va benissimo. Ho fatto una bella mossa. Ok. L'attacco speciale si alza, ma non ci interessa. Colpo basso, ti prego. Mamma mia. Oh no, è finita.
Ragazzi, ragazzi, mi sa che perdiamo qualcuno in questa lotta. Chi posso mettere? Terra? Metto Antonino? Metto Antonino. Che devo fare? Antonino che può fare però? Non mi ricordo le mosse di Antonino. Batti terra, non credo che faccia troppo male. Antonino è fortissimo, la velocità diminuisce, non mi interessa. Provo a paralizzarlo, che ne dite? Provo a paralizzarlo. Farà male, bastone? Sì. Ti prego, paralizzalo. Ti prego. No, lo devo paralizzare, ragazzi. Non posso fare altro che paralizzare. Cioè, a me sta facendo paurissima questo Registeel. Paralizzalo, ti prego. Se ci fa brutto colpo siamo morti, in pratica. Leccata, dai. Niente, oh, non si può paralizzare. Ragazzi, guarda che è durissimo. Porca trota. Ti prego, paralizzalo. Secondo voi, se adesso faccio Ira di Drago, lui muore? Secondo me sì, e lo faccio. Ira di Drago, ti prego. Ti prego. Sì. Ok. È una minaccia, l'abbiamo distrutta. Mamma mia, che ansia. Charmander, ah vabbè. Ok. Da un'estremità all'altra in una lotta. Parasect. Ok, Parasect non mi spaventa neanche lui. Ecco, il Kyurem Reshiram ci ha salvato il sederino da Esteban, che altrimenti ci avrebbe, penso, arato. Grazie che me ne curi, perché stavo abbastanza in condizioni pessime. Ricerca strumenti, utile. Però non sono sicuro che il livello più alto della palestra sia 21, anche perché c'è Esteban che aveva il livello massimo al 20. Solamente 21 secondo voi? Vabbè, io ci vado a livello 21, come dice su internet. Ecco qua, Baccalici. Questo potrebbe aiutare qualcuno, ma nessuno di loro ha l'attacco fisico. Forse solo Antonino, metto lui. Sì. Ok, adesso mettiamo come primo Mega Mewtwo, perché a livello 17 vogliamo un attimo allenarlo. Come ha fatto? Stavo guardando dall'altra parte, raga. Ok, Mewtwo a livello 9, adesso alleniamo lui. Comunque Jamie Foxx è molto fragile, eh. Se, secondo me, se deve morire qualcuno, muore lui. Oh, Vulneropolis è buona, mi sa, vero? Che cosa fa? Vulneropolis è buona. Che cosa fa? Vediamo un attimo. Se il Pokémon viene colpito da una mossa contro cui è debole, l'attacco e l'attacco speciale aumentano considerevolmente. Questa è buonissima, ragazzi. Io la do a... Ma sai che faccio? La do a Mewtwo. Ok, prendiamo tutte le bacche che ci sono. Ciclamipoli, ok, ci siamo. Ora c'è l'altro rivale, Lino. Ma dobbiamo sconfiggere anche lui? Non me lo far fare adesso, ti prego. No, mi sa che ci abbiamo il tempo per curare i Pokémon. Andiamo subito a sconfiggere Lino. Kate, eccoci Kate. Ah, ma solo due Pokémon. Tanto uno è Ursaring, bene. Arrabbiatissimo Ursaring, ma adesso dovremmo cambiare, perché io ho paura che Ursaring mi distrugge Jamie Foxx. Oppure no? Secondo me non riesce a prendere un colpo da Ursaring. Quindi metto più difensivo che abbiamo, penso sia o Winx o Antonino. Metto Antonino, quindi. Vediamo un po'. False lacrime, che fa? Mi diminuisce l'attacco? La difesa speciale, vabbè. Non credo che abbia attacco speciale lui. Direi di cambiare Pokémon, perché mi sta facendo troppo male. Adesso lui sta usando finta. Quindi metto Winx, vai. Sfuriate, ok. Mi ha letto nel pensiero, a quanto pare. Farà malissimo. Che faccio, la rischio, sono più veloce io, non credo proprio. Io sono lentissimo. Attacco rapido però. Dai. No!
No. Ok. Mamma mia. Ecco che andava il primo Pokémon a morire. Adesso in teoria, che faccio? Un altro attacco rapido e vado sul sicuro. Tanto Bidorzolelmo non mi uccide. Perché se avessi fatto incantavoce avrei avuto il dubbio di essere più veloce o meno. Quindi va bene così. Oh sì, Tonunda buonissimo. Tonunda buonissimo. Levo Tono Shock, che tanto lo utilizzavamo solo per paralizzare. Adesso sconfiggiamo tutti gli allenatori della palestra. Poi vediamo. Se non sono tutti al 21, li alleno un attimo per farli arrivare tutti al 21. E tra l'altro abbiamo anche un nuovo Pokémon da catturare sulla destra, ma anche sulla sinistra, mi sa. Ora vado subito a vedere. Basta, Lino, basta, Lino. Ok, questa è una nuova via, 118. Quindi andiamo a catturare un Pokémon qui. Peschiamo subito. Ho messo Electabuzz come primo per paralizzare, ovviamente. Vediamo un po' che abbiamo adesso. Ah, ok, non posso paralizzare, però comunque Manectric forse è un buon sostituto a Electabuzz. Poi tra l'altro Mega Manectric. Siccità. Mi piace come abilità. Si può fare delle combo. E ok, rimarrei con lui e gli faccio attacco rapido, che non penso. Ammazza quanto è fragile. Dopo mi vedo un po' le statistiche di entrambi, faccio un confronto e vedo quale mi piace di più. Ma credo che Mega Manectric sia un po' meglio. Insomma, è Mega. Poi non so se Electabuzz lo posso evolvere o no, perché non mi ricordo di aver messo un'opzione che lo facesse evolvere. Ok, vediamo, già catturato? Così? Perfetto. Lui è Snoopy. Ah, è femmina, merda. Ma perché mi ricordo sempre dopo? Ci abbiamo anche da catturare di là. Scusate, ma stavo velocizzando e mi sono scordato che questo era il primo incontro. E comunque questo è il primo Pokémon che ho trovato in questa via. Quindi è il Pokémon che dovremo catturare. Comunque non sono dispiaciuto. Mi piace Victreebel. Non è un Pokémon malaccio, diciamo. Poi ecco, anche Sonnifero, che potrebbe sempre tornare utile. Un Dash Shock non dovrebbe assolutamente ucciderlo. Ok, ottimo. E che è, maschio o femmina? Gli si addice, penso. Va bene questo. Ok, torniamo al centro Pokémon e faccio le mie considerazioni sulla squadra. E vi dico un po' quello che penso. Tra l'altro voglio vedere anche l'abilità di questo Victreebel, che non ho visto quale fosse. Abilegame. Che cos'è Abilegame? Aumenta la frequenza di mosse multicolpo. Ah, quindi se gli diamo tipo, come si chiama? Non è semebomba, è qualcosa col seme comunque. Vabbè, c'è una mossa di tipo erba che colpisce più volte. Questa non sarebbe male. Poi ci sta Manectric, che è estremamente forte e veloce. Il sole brilla. Direi che è molto più forte Manectric, quindi proporrei di fare uno scambio fra Manectric e Electabuzz. Penso che non si arrabbierà nessuno. Strumenti, prendere la bacca pesca. Strumento, dai. Ah, la muscle banda. Aspetta, che questi che strumenti hanno? Niente, ok. E cos'è la muscle banda? Quella che ti aumenta. Che ti aumenta? Che cos'hai? Dov'è? Come faccio a vedere lo strumento? Strumento, prendi. Fammi un attimo vedere cos'è. Borsa. Aspettate un attimo, vedo un attimo le MT. Magifuoco. Intanto glielo diamo a lui. Sì, glielo diamo al posto di. Esclusiva ce l'ha ancora? Allora al posto di esclusiva, via. Penso che esclusiva non possa essere molto utile. Le tattiche che si possono fare con esclusiva non sono troppo vantaggiose, diciamo. Ok, non abbiamo MT per lui. Ma dov'è quello là? Muscle Banda.
Potenzia le mosse fisiche. E beh, questo diamola all'unico attaccatore, attaccante fisico che abbiamo, che è lui. E sabbia soffice no. Che abbiamo per lui da dare? Veramente poche cose abbiamo da dargli. Diamogli una bacca arancia, non si sa mai. E adesso dobbiamo allenarlo. Vado ad allenare al volo e... ah, fra poco. Non capisco perché abbia imparato al 15 scintilla, che lui è un attaccante palesemente speciale, ma va bene così. Tra l'altro anche Snorlax ha imparato sbadiglio, molto bene. Continuo ad allenarlo. Ok ragazzi, adesso è a livello 20, come praticamente tutta la squadra, fuorché Megamind. E niente, le mosse sono sempre queste purtroppo, e quindi niente. Ma qualcuno ha imparato una cosa nuova, mi pare. Lui ha imparato Ball Raggio e lui ha imparato Sorbibacio, quindi molto bene così. Ora entriamo nella palestra con Megamind. Diamo delle bacche a tutti, così per sicurezza. Disintegro tutti gli allenatori e ci vediamo davanti al capo palestra. Con una lotta con i Veltal, Antonino mi è quasi morto, ma tranquilli, è tutto ok. E si continua. Allora, dunque, ho battuto tutti gli allenatori, ma ancora non sono a livello, tutti a livello 21, quindi vado a battere anche qualche allenatore sulla destra che prima non ho battuto, e vi skippo anche loro. Allora ragazzi, come è già successo, ho sbagliato e lui è arrivato a livello 22. Tutti a livello 22, 21 e lui 22, quindi per questa palestra non lo possiamo usare, ahimè. E niente, rimettiamo per questa palestra lui, che al 20 va bene. E niente, poi lo risostituiamo, insomma. Adesso andiamo alla palestra a sconfiggere il tipetto. La cosa più difficile di questa palestra è azzeccare i bottoni col velocizzatore acceso. Praticamente è impossibile. E niente, a lui diamo uno strumento al volo. Diamo... vai, dalla paralisi, su. A parte no, che cosa faccio? Ma cosa paralisi? Lui è... che stupido. Lui, il veleno. Sì, sì, sì. Battiamo il capo palestra e poi... e poi finiamo qua l'episodio. Vediamo un po'. Ok, è Walter. Ce lo facevo, Walter. Vediamo un po'. Di solito tipo elettro, adesso con chi cominci, Walter? Io tra l'altro non so chi ho messo come primo. Manectric. No, vabbè. Ma ce l'aveva lo stesso Manectric, vero? Quali sono le probabilità che abbia Manectric? Veramente poche. Ok, ma tanto ti distruggiamo subito. Confusione. Ok, benissimo. Subito a membro duro andiamo. Perfetto, adesso userà una pozione. Infatti. Ma non ti serve a nulla perché adesso ti distruggo di nuovo. Sprecato a caso una pozione. Comunque prima Mewtwo non mi piaceva questo design, Mega Mewtwo Y. Ma poi disegnare la copertina dell'episodio 3 me l'ha fatto piacere di più, sinceramente. Quando lo disegni le cose, trovi qualcosa in più nei design dei Pokémon, sinceramente. Prima disprezzo totale. Speriamo che questo non abbia inseguimento. Ma probabilmente ce l'ha. Vediamo. Ok, non ce l'ha. Va bene così allora. Mettiamo subito Michela. Piovischio e fa piovere, perfetto. Boato. Ah, e mi risostituisce. Chi mettiamo? Chi mette Winx? Winx va benissimo. Winx va benissimo. Assorbi bacio. Va bene, va bene. Neutrale perché è fuoco buio. Boato di nuovo? Ah no, grido di lotta stavolta. Ma non mi interessa, io sono molto veloce. E adesso muori. E anche questa palestra per ora molto semplice, devo dire. Quando è che ci morirà il primo Pokémon? Non lo so. Spero mai. Ecco. Axew, molto facile. Drago, muori subito.
Vediamo l'asso. Ah no, l'asso era questo, mi sa. Era 21. E poi se ha messo Axio significa che non ha niente contro di me, infatti. Ragazzi, mi dispiace, ma per ora è troppo facile. Poi ho messo un'opzione che dai livelli 45 in poi i Pokémon devono essere tutti forti. Quindi non è che ci avrò Shellder nei Super 4, insomma, neanche nella settima o ottava palestra. Quindi... E ora è sfortuna per i capo palestra che non hanno dei Pokémon buoni e fortuna per me che ho catturato una marea di Pokémon veramente validi. Ok. Perfetto. E terza medaglia presa senza alcuna difficoltà. Che cos'hai poi per me? Ali del Fato? Ali del Fato mi sembra una mossa fortissima, o sbaglio? Chi usa questa mossa si tira indietro per farsi sostituire dopo aver sferrato l'attacco. E bella poi imparare solo Electabuzz. Ah no, ah, Ali del Fato è diversa però, scusami. Fammi vedere un attimo. Fatemi vedere un attimo. Assorbe recuperando una quantità. Ah, ma questa è la mossa di Veltal. Ho capito perché poi la puoi imparare Electabuzz. Perché questa in realtà dovrebbe essere Invertivolt, no? Invertivolt e Electabuzz la puoi imparare. Quindi bene, Manectric sicuramente potrà imparare anche lui Ali del Fato e gliela darò subito, perché mi piace. Cure Pokémon e ci salutiamo, ragazzi. Ah, e rimetto in squadra Manectric. Deposito, vabbè, ho sbagliato. Deposito lui. Aspetta. Sposta. Prendi Manectric. Dagli Ali del Fato, che è validissimo. Tra l'altro è anche attacco speciale, vero? Perfetto. Benissimo. Ali del Fato, vai, daglielo, che c'ha delle mosse orripilanti. Ti direi di levare Grido di lotta. È forte, ma non così forte, anche perché io sono un attaccante speciale e non fisico, quindi levo Grido di lotta. Ok, ragazzi. Ok, bene. Spero che vi sia piaciuto. Le difficoltà arriveranno, ve lo garantisco. Per ora stiamo avendo un gioco veramente facile e beh, spero comunque di vincere questa sfida. E ci vediamo alla prossima, al prossimo episodio, ragazzi. E mettete mi piace se vi è piaciuto il video. E magari condividetelo e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video.